Ciao, sono a San Gemini, esattamente nell'hotel San Gemini Palace e adesso vi farò vedere tour, armadio, valigia, beauty case e borsa, quindi vedrete tutto. Anzi, prontissimi! Allora, cominciamo dall'armadio. Che cosa ho portato? Scarpe, Louboutin, eccole qua. Rosse perché stasera ho il vestito. Ops, non si vede più. Ecco, così. Poi vi faccio vedere. Lo faccio vedere qua. Ce la possiamo fare, eh. Ho la cintura, questa qui, quella di Dior con la fibbia così in oro satinato. Ho, aspettate che c'è anche il reggiseno. Ho questo pigiama così in seta con tutti i bordini bianchi. Questo qua è di Oysho, ma è di tanti anni fa. Poi questa gonna, peccato che c'è poca luce. Questa gonna rossa e rosa di Sandro dell'anno scorso, che vorrei mettere domani insieme a questa felpa che è appunto quel rosa uguale alla gonna. Questo vestitino rosso bellissimo che ho preso su Asus, se volete vi metto il link qua sotto nel box informazioni. Poi ho una gonna semplicissima di pelle da mettere con questo nuovo toppettino di Zara che ho preso proprio ieri ed è bellissimo, così non si capisce nulla, ma è bellissimo perché ha questo, tutta questa ruche davanti, è stupendo da mettere appunto in vita perché ha i passanti con la cintura che vi ho fatto vedere prima. Poi ho detto caldo freddo, ho portato sia quel pigiamino nero che questo completino, ecco il completino se n'è andato, completino di seta di Intimissimi, pantaloncino e canottierina. E poi oggi avevo indosso questa giacca nera di Balmain, questa qua è proprio la classica, e vi faccio vedere come sono vestita. C'è lo specchio con il body e poi il jeans nero. Ok, qui abbiamo finito. Cosa c'è nell'armadio? Poi ho portato questo beauty che è uguale alla mia borsa, però con altri colori, che è metà rosa e metà rosso, col giallo e con l'arancione. Qui dentro ho questo bisou, che è l'olio per i capelli, poi skincare, Caudalie il siero, Vino Source, Caudalie la crema sempre Vino Source, poi il panno quello struccante, poi ho, vedete, ho dei dischetti di cotone, ho la fascia per struccarmi la sera. Il dentifricio, questo qua l'ho comprato ieri, non l'ho mai provato da provare, Sensodyne Pro Smalto. E poi ho l'acqua micellare di Joae e poi il deodorante, questo qua con i cristalli di cristallo di rocca. I miei occhiali di Dior nuovi, nuovissimi, che vi piacciono tantissimo. Poi qua nella valigia abbiamo tutte le bustine, va bene, le scarpe, piastra. Un micro ring light, il mio mitico, miticissimo affare da stiro, e due cavalletti perché vorrei fare delle foto qui in camera. Poi ciabattine di Valentino, mette a fuoco? Ciabattine di Valentino. Queste qua sono le scarpe da ginnastica, quelle di Chanel che vi ho fatto vedere qualche shopping fa. Poi andando in bagno prendo questi due, perché ci sono dentro le cose beauty. Allora, visto che piove, ho portato anche questo cappellino che è di Zara. Vabbè, nella borsa c'è dentro le cuffiette, la mia agenda, il portocchiali. Poi qua dentro, se riesco ad aprire, ci sono tutti i pennelli che ho usato stamattina, che non ho potuto lavare, quindi sono zozzi. Sapete che io odio i pennelli zozzi, ma se li mettevo qua dentro sarebbero stati bagnati, e quindi niente. Questo qua che uso per la cipria per il blush di Berminas.
questi due di Fenty Beauty per il fondo e per il correttore. Poi questo qua che deve essere di qualche palette. Poi ho questo che dovrebbe essere il 217 di MAC. Questo che dovrebbe essere il 224 di MAC. Questo qua che è di Neve Cosmetics per colorare sotto l'occhio. E questa matita che amo di Dior, che è quella doppia, da una parte turchese e dall'altra parte nera. Veramente la uso sempre, tutti i giorni. Poi questa pochettina di Givenchy, bellissima, guardate anche con la... No, ma guardate, guardate che bello, che bel panorama, sembra un quadro. Allora, primer potion, il mio primer numero uno al mondo. Questo qua è il rossetto, dovrebbe essere Boss Lady, quello di Giuliana. Poi la cipria by Terry, con cui mi sto trovando benissimo. L'unico problema è che le ciprie così, quando viaggi, cioè esce tutta. È completamente tutta fuori dal contenitore, questa roba qua mi fa innervosire. La mia pinzetta, il correttore di Fenty Beauty, Ivory. Poi il mascara che sto usando, quello di Kat Von D, mi sto trovando benissimo, si chiama Go Big or Go Home. Se volete di queste cose, se ve le trovo su Sephora, vi metto il link qua nel box informazioni. Mi sto trovando benissimo, fa delle ciglia pazzesche, mi piace tantissimo, però lo sto usando da, saranno 2-3 settimane, comincia a cedere, a seccarsi un po'. Questa è una delle mie palettine preferite, che è la Neutral di Bare Minerals, che si chiama Gen Nude, appunto la Neutral. Ve la faccio vedere, se ce la faccio con una mano sola. Ce l'avrò, si apre di qua. Eccola qua, i colori che uso sempre, questo qua su tutta la palpebra, questo nella piega dell'occhio, questo qua proprio nell'angolino per scurire, guardate ci sono i buchi, perché l'amo. E poi è pratica, comoda, sta veramente nel beauty. Uno dei miei rossetti preferiti, color labbra, NYX Powder Puff, e questa è la colorazione 01. Poi questo blush di NARS che si chiama Dolce Vita, se riesco ad aprirlo con una mano, eccolo qui, molto naturale. Poi ho portato solo come fondo il... riesco a tirarlo fuori. Questo qua di Guerlain che ho comprato da Sephora e che ci sono anch'io, yeah! Con cui mi sto trovando bene. Ed è una via di mezzo fra i super light che uso io e i super coprenti. Questo qua, quando devo lavorare e quando voglio avere una pelle perfetta, uso questo qui. Poi, cosa c'è nella mia borsa? L'avete visto? Queste tre cose qua. Un biglietto usato. La borsa è questa, che avete visto in qualche video shopping fa di Louis Vuitton. E dentro ho una mantella di cashmere che ho comprato tanti anni fa a Miami, che è di Juicy Couture, che l'avevo comprata sia fucsia che nera che grigia, e vi era piaciuta tantissimo, me lo ricordo. Poi dentro c'è uno dei miei new entry, il marsupio di Chanel, eccolo qua. Sì, ebbene sì, ho ceduto anch'io al marsupio di Chanel, questo qua, molto pratico, molto comodo. Poi, chiave di casa. Poi, cose, tutto nero qua dentro. Allora, carica batterie, questo qua è per fare c'è un mio capello, questo qua è per farmi le foto da sola con il cellulare. E questo qua è la new entry di Osmo ed è uno stabilizzatore anche telecamera. Infatti l'ho portato per fare i vlog, è solo che... Ecco, è solo che ho detto poi se non va, come va, come la... Ecco, vedete. Vediamo se metto a fuoco. Eccolo qua, anche il visore e tutto. Ecco, vedete. È solo che ho detto boh, facciamolo col cellulare così sono tranquilla. Ecco, e poi qua nella tasca ho
il mio portafoglio di Balenciaga che avevo comprato tempo fa all'outlet quello di Firenze, 2 anni fa penso, o l'anno scorso. Basta, nella borsa è finito. Quindi tutto quello che c'è, metti a fuoco? Ok, tutto quello che c'è nella mia borsa, nel mio armadio, nel mio beauty, vi ho fatto vedere tutto e niente, spero tanto di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi se non lo siete ancora a questo canale, mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!